Eccoci nuovamente con l'appuntamento con la magia, il nostro mago di Napoli, Ciro d'Italia. Veramente è un mostro nel suo campo, un mostro nel compilare gli oroscopi, ma soprattutto è un mostro! Facciamo un grosso applauso, ma non troppo perché se si emoziona poi fa schifo, al mago di Napoli, Ciro d'Italia! Carmelina! Carmela! Carmelina! Sono qui! Carmelina! Ma mago! Carmelina, che vuoi? Ma che cosa fa così girato? Si giri, c'è il pubblico! Ci emoziona, ma fa emozione! Il pubblico mi emoziona, lo sai che mi emoziona, il pubblico mi emoziona! Ma su, non faccia il bambino alla sua età! Che faccio, venga avanti! Si giri e venga avanti! Non riesco a girarmi, venga avanti! Su, l'aiuto io, 44 gatti in Villa Petre con il resto di due! 44 gatti in Villa Petre con il resto di due! Corre di due, e ma non riesco più a fermarmi, Carmelina. Si vede che l'emozione non riesco più a fermarmi. Sono rotti i freni inibitori. Che te devo dire? Ma dica una formula magica, si fermi. Ma dilla tu, corre di due, Ciro, tondo, ecco mago. Mi sono fermata, grazie. Oh. Bene. Posso girare? Sì, giri che c'è il pubblico. Ma non faccia queste cose, mago! Che c'è? Siamo in video! Video amara quanta bella, spira tanto, senti me, ne guarda! Insomma, basta, signor mago. Io avevo capito perché non si voleva girare. Perché non me lo volevo girare? Perché è dimagrito! Ah, è vero, è per forza, ma sa perché? Perché? Perché l'altro giorno a Napoli, sì, ho incontrato la dottoressa Tirone. E allora l'ha messa a dieta. Ma che messa a dieta? Sai che la dottoressa Tirone è una bella donna, no? Una bella signora. Allora quando l'ho vista ci ho fatto: che belle gambe, che gambe, che signora. Quella mi ha cominciato a correre a dieta, voleva darmi una bastonata sulla faccia, no? E io correvo, fatto vomer, un posillo, poi me ne andavo, poi Vesuvio, corre, sono dimagrito 5 kg. E capite come fa a far dimagrire la dottoressa Tirone? Chi lo fa dimagrire così? Oh, fermami, ecco, dimagrire così. Si fermi! Hai capito che... Lei è dimagrito perché è un maniaco sessuale e mi fa paura. Ah sì? Sì. Uè, state buone, Carmelina! Non mi venga a chiamare perché io ti trasformo, ti faccio diventare Rita Pavone. Dopo vuoi vedere come fa a ballare? No, no, faccio quello che vuole. Vabbè. Mago? Uè! Che c'è? Non faccia queste cose, per favore. Perché lei va bene che adesso è meno grasso. È meno male che sono dimagrito. Andiamo, ci racconti che cosa ha fatto durante la settimana. Chi? Lei? Tu. Io? Lui. Lui? Lei lì, voi, coloro, chi e quanti? Chi? Lei! Ah, io. Ma non mi faccia confondere! Chi la bucuzzilla mi fa diventare, lo capisco io! Quando mi dice cosa mi fa diventare quasi scemo! Non faccia mago! Allora, cosa ho fatto durante la settimana, Ecco! Dunque, io me ne stavo seduto a Mergellina. Sai dove è Mergellina, no? Sì. Mi stavo seduto a Mergellina quando vedo un certo momento che arriva un signore, un uomo, alto! Con tutti i capelli, tanti capelli, e quello qua passava per la via di Mergellina e tutta la gente lo guardava. Guarda quello. E chi andava, e mentre andava nevicava, e chi mentre camminava tutto nevicava vicino a lui, hai capito? Mamma mia, ma davvero? Sì, perché quello era un mago, io capito che quello era un mago. Come lei? Quasi come me, lui, io mi sono avvicinato, ci ho fatto complimenti. Complimenti, veramente, sei un mago. Lui fa: no, io non sono mago. Fa: tu sei mago, fai cadere la neve, tu sei mago. No, sì, no, sì, sì, no, no, sì, sì, no, no, sì, sì, no, no, sì. Non so perché si dice. E venga al sodo. C'aveva ragione lui, quello non era mago. Ah no, e chi era? E sa chi era quella? Chi? Angelo Branduardi. E la neve? E la neve era tutta la forfora che gli cadeva da capelle, capite chi era? Hai capito che... Mi sto sbagliando. Ma che schifo! No, non faccia così! Carmelina! Voi siete squacquarecchio! Tu, chi? Lei.
Hai sciocco le chie. Allora dimmi un po', tu chi hai imparato questa settimana dalle mie lezioni? Cosa ti hai imparato? Io ho imparato a essere invisibile. Ah, ma adesso facciamo la prova. Allora, vediamo se diventi invisibile. Va, vediamo. Scialala, sciala qua. Ecco che Carmen se ne va. Carmen! Carmela! Carmelina! Carmelina, dove sei Carmelina? Non devi. Carmelina! Sono qui! Carmelina! Dove sei Carmelina? Carmela! Qui. Carmela, non deve. Ah! T'ho visto, Marco, se t'ho visto! Bombacca, se t'ho visto! Carmelina, dove sei? Vieni qua! Mi ha sentito! T'ho sentito come sono ti ho sentito! Dove sei? Sono non qui. Fa così! Non mi va così, ma sono pronto a sentire certamente boa! Non va così! Non va così, Carmelina! Adesso te fa... c'è la formula magica, te faccio riapparire! Carmelina, parata qua! Ah, hai visto che te lo fai? Adesso te lo strozzo! No! Te strozzo! Siamo in video! Video mare, qua che bello! Vieni, gli è accaduta Carmela! Chi lo deve essere? Chi lo deve essere? Chi lo deve essere? Guarda, distrattata! Ora scrivo della settimana! Oh. Cominciamo con un segno. Zero attacca! Ha capito? Adesso rimani così per tutta quanto la trasmissione. No, ha capito? No, ce l'ho fatta, è per forza. No, mi liberi, non ti mi libero lasci più. Così. Mago. Non ti libero. Cavaliere. Non ti libero. Liberatemi. Non ti libero. Sì. Che mi fai se ti libero? Vediamo, che cosa fai? La pizza con l'aglio e le cipolle. La pizza con l'aglio e le cipolle, bello, la pizza con l'aglio e le cipolle. Con tanto aglio. Con tanta aglio. Cipolla. Con tanta cipolla. Come piace a lei. Carmelina, uno, due, tre, liberate. Eccola qua. Liberate. Vigliacca di una vigliacca. Non prego, guarda. Vigliacca di una vigliacca. Sandra Valaini e Raimondo Vianello. Sandra, come mai hai comprato tre biglietti?